cari, oggi grande giorno. Finalmente abbiamo la season. Ora la andiamo a provare. Dopo 24 ore di attesa che non funzionava un cazzo di niente, oggi possiamo finalmente andare a provare la season. Io non mi sono spoilerata praticamente niente, se non purtroppo che escono per forza nei per te e quant'altro i poteri di Zeus e cazzi vari. Ehi, non mi sono piaciuti per niente, amico mio. No, 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 no. Fortnite dovrebbe sapere dopo tanti anni che forse i poteri su Fortnite sono sempre stati un problema. Ma ehi, li rimettiamo nuovamente, mortacci vostra. Signori, codice creatore giusto, ne esiste soltanto uno nel mondo, ed è Croatomist. Accettate, si compra il pass. Quindi posso comprare anche il pass quello forte. Ah no, prendiamo solo questo, vaffanculo, dai. Compriamo il pass, compriamo il pass. E ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Abbiamo il pass, vi ricordo che se lo comprate mi taggate in una story su Instagram. Oltre a ripostarvi la story vi mando anche un vocale di ringraziamento. Il pass battaglia sarà bello? Allora, picconi, ok? Belli. E poi abbiamo il signor Cerbero. Bella skin. Non è né troppo piccola né troppo grande. Esteticamente è bella, però secondo me non la utilizzerà nessuno. Però esteticamente è bella, nulla da dire. Poi ecco, abbiamo Cerbero versione tutto blu dorato. Bello. Ok, molto più bello probabilmente questo stile rispetto a quell'altro. Molto figo. Esteticamente devo dire che è veramente bello. Nulla da dire. Non lo userò mai perché non lo userò mai. Però è figo oggettivamente. E poi abbiamo lei, Afrodite. Ma c'è anche la versione senza minigonna? No, niente, mi dissocio. Speravo di sì. Carina, non male. Afrodite immortale. Minchia, che skin. Solo per i piedi scalzi e per la luce tipo separato dalle altre dita? Mamma mia, 10-10 questa skin, zio porco. Guarda che piedi. Che carino! Ma ha fatto l'occhiolino! Mi ha fatto l'occhiolino! Ragazzi, ha fatto l'occhiolino. L'avete visto? Ha fatto l'occhiolino! Zorra, man. Inutilizzabile, oggettivamente inutilizzabile. Poseidone, versione melma viola sbotta. Bello. Inutilizzabile, andiamo avanti. Medusa, potevi farmela meglio sta Medusa. Ma frate, ma cos'è la mia supplente di italiano negli anni 40, cioè? Zio porco, ma cos'è sto vestito? Dimmi che c'è un'altra variante, ti prego, iddio. Imot 10-10, la farò tutte le volte che farò vittoria reale, così posso fare la kid. Bellissima Imot. E Medusa versione strana. Minchia, frate, ma sembra una... non pugilata, avete capito, zio porco? Dai, quelle che diventano belle grandi perché fanno quel tipo di sport WWE, che cazzo. Avete capito, dai, zio porco. Bravo, musica WWE. Quello che ho detto, ma non mi veniva il termine zio porco. Qua abbiamo Zeus, versione strafigo della Madonna. Tranquillo, però non ti utilizzerà nessuno. Qua ci sta Zeus, versione... Oddio, ragazzi, c'ha quasi i capelli di mezzogiorni. Questo è mezzogiorno incazzato. Qua abbiamo lei, versione... tutta violacea, carina, però sempre... Ok, posso dire... Le skin attualmente non mi stanno piacendo, perché le skin sono tutte quante veramente giga enormi. Posso dire la verità? Cioè, vedi, loro esteticamente sono molto belle le skin. Solo che, ditemi se è una mia impressione, mi sembrano molto grandi da giocare in game. Ok, che noi siamo abituati a skin molto, molto piccoline. Però mi sembrano molto, molto più ingrandite per via di queste armature, queste cose qua. Cioè, vedi, esteticamente le skin, proprio a livello di design, sono bellissime. Cioè, sono veramente curate nei minimi dettagli. Però, cioè, sì, come che... Come fai a usare questa skin in game? Cioè, è abnormus, frate. Sembra Brutus tra un po', zio porco. E poi abbiamo lui. Che si trasforma e diventa tutto verde fosforescente. Signori, prima ranked del giorno. Incredibile. Primo game del giorno della season. Porteremo questa vittoria, questo video su YouTube, a destinazione mare con una bella vittoria. Allora, prima cosa salutiamo questa cassa che mi darà la R nuovo. Guarda, 3, 2, 1. Vedi? Ah, non ho niente! Ragazzi, sono un mago! So vedere OP comunque. Arek! Andred, morto! Calma, calma, calma! Ok, morto, morto! Telespalla Bob 27! Ma questo come cazzo si chiama? Telespalla Bob, sì! Tutto ok? Mi sono un po' confuso psicologicamente comunicando. Vediamo il pompa, molto bene. Fermiamo questa roccia. Madonna, ragazzi, è il game, è il game, è il game. Aspetta, c'è uno qua? Saltiamo. Salto ancora. Ci riposizioniamo. 1, 2, 3. No, dai, deve essere a Ghost Hit, frate. No, 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 bro. No, bro. Cioè, tu veramente...
veramente pensi di scattare da me? Ma maybe you don't understand. Maybe you don't understand. Ragazzi, quindi dobbiamo. Quindi no, ora il nostro obiettivo qual è? Uccidere il boss? Ma il boss mi droppa roba buona, raga. No, fanno il boss, fanno il boss. No, no. Ma quindi ora c'ho il siphon? Cioè, se ora faccio una kill, prendo la vita. Aspetta. Se lo faccio, madonna mia. Se lo faccio, 550 euro. Ma... vabbè, ma quello vola che manco Gesù Cristo. Dai, raga, ma cosa sto vedendo? Dov'è l'arma, mi dica? È questa? Harbinger SMG. E quindi è una mitraglietta. Le splash, raga. Oh, mio Dio, le splash. Mamma mia, le splash. Oh, mio Dio. Posso dirlo? Ma vedo un cerchio giallo. Vuol dire che c'è uno col medaglione dietro di me? Mi sa proprio di sì. Oh, Cristo. Vabbè, ragazzi, ma cosa sta a fare quello? Sta giocando a Dark Souls, cioè. Ah! Comunque, ancora Fortnite che non ha rimosso questo tattico, ragazzi. Change my mind. Idea più sbagliata della vita. Oh mio Dio, ma che pompa è? Ho le ali. Come si... no, non so come si vola, però. Tasto sinistro. Ozio porco. Ah, e per scendere? Non è una coincidenza che sono scesa quando mancavano 69 utilizzi le mie ali, effettivamente comunicando. Fucking figa, ma quindi lascio un altro medaglione. Aspect of agility. Che vuol dire? Agility, agilità. Ah, forse mi si ricaricano le palle verdi, quella attorno a me. Forse. Vediamo se è vero. Sì, si ricaricano le palle. Arrivo, Babi. Volare. Oh, 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 oh. Ah, molto benissimo. Thank you for the wings. Ma comunque, esteticamente la cosa di Zeus è bellissima, ragazzi. Oh, mio Dio. È il momento. Ovvio, sono la mia prossima preda. È lì con le ali di Red Bull. È il momento di andare. Sono pronta per affrontare un fight difficilissimo. Oh, my goodness graciousness. Oh, my goodness graciousness. No, 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 se, stavo scherzando! Sto cecchino di merda. Full box? Lo so, bro. Il pompa, purtroppo, frate, sono d'accordo che l'avrebbero dovuto eliminare, come anche il cecchino, effettivamente, comunicando. Wings of Icarus. Ah, quindi, quanti utilizzi hanno? Questo qua sono più forti, 185. Venga, subito! Non ci sono più le cash? Vabbè, sì, ci sta, non ci sta, dipende. Che le cash ti davano un'enorme mano per recuperare la partita. Comunque non erano le cash sbloccate del capitolo 4 che la prendevi ora, avevi tutto il lotto ora, però. Quindi comunque ora, a differenza di prima, c'è comunque un medaglione in meno, giusto? Cioè, ora ci sono 4 medaglioni, prima ce n'erano 5. Sono 4, no? Eh sì, penso di sì. L'unica cosa è che secondo me i medaglioni di ora sono molto più forti dei medaglioni di prima. Perché il fatto stesso che ora c'ho un medaglione che mi dà il siphon, cioè questo medaglione vale per 5, zio porco. È fortissimo comunque. Ti permette di fare bei clutch comunque. Quello dell'agilità, sbroccatissimo. Prendi l'high ground in un secondo. Ruoti in un secondo. Cioè, hai tre palline che si ricaricano ogni, non so, penso ogni 15 secondi. Mi viene da pensare. Cioè, sono fortissimi. Oh, uno che vola. Cioè, vedi, lui era nei ground. Io sono salita così come se nulla fosse, sì. Cioè, capisci qual è il problema? Cioè, sono salita in un secondo, sì. Ah, ma c'è un altro. No, no, no! Ragazzi, mi ha fatto il potere di Zeus. No, no, no! No, ragazzi, vi giuro, mi fa c***are sotto sta cosa. Ah, stai qua sotto, eh. Sì, dai, coglione, dai, giochiamo con i poteri di Zeus. Dai, svegliati. Oh, grazie per il pompa nuovo, gentilissima, arrivederci. Allora, no, comunque questa cosa di volare è bellissima. Cioè, in comp sarà inutile, perché oggettivamente sarà inutile, cioè sei laserabilissimo, eh. Però, sono belle. Perché le ali bruciate? Ah, forse quando si stanno per rompere le ali si bruciano, bellissimo. No! No, 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 no.
capito. Eccolo. Madonna, però se i miei cecchini, te lo giuro su Dio, potrei impazzire. Ottantanove, ventiquattro. Due medaglioni, zio porco, guarda. Quattro medaglioni avevo praticamente. Minchia, porco zio. Allora, il potere di Zeus, ragazzi, non ha senso, ovviamente. Oggettivamente è sbroccato. Allora, quindi abbiamo visto. Dove sono andata io, ho trovato il medaglione del Siphon, strabe... Oh, l'ombrellino. Bello. La zona sembra bella, mi ricorda, sapete cosa mi ricorda questa zona così colorata? La zona del capitolo 4 vicino alla cittadella. Io non so dove lootare perché questa zona non l'ho mai esplorata, non l'ho mai vista. Di conseguenza potrebbe essere un technical problem. Frate, dove cazzo vado? Vado qua. Ma posso parlare qua con le acque? Che devo fare? La benedizione di Cristo. Continua. Ok. Ok, molto bene. Ragazzi, mi fa un male porco sto pompa, ma state scherzando? No, ragazzi, stanno venendo Zeus. No, ragazzi, ma è fortissimo sto pompa. Che succede? Ragazzi? Mi trovate ad averlo ucciso? Ma non l'avevo ucciso! Ah, oh, Cristo di Dio! No, 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 guarda, stavo scherzando. Sto bene così, grazie. Mamma mia! Get the fuck out! Oh, molto bene. E quindi cosa mi dà sta roba? Aspect of speed. Il vigore di Zeus. Corri più veloce e salti più alto quando stai sprintando. Rivela la tua locazione nella mappa. Vabbè, quello ovviamente. Che cos'è st'arma? Il DMR? Ma ha senso prendere il DMR? Secondo me no, però vabbè, va a culo. Mica quanto corro! Ah! Ma non prendo full damage però, vero? Minchia, ragazzi. Ma che salti faccio? Ma nemmeno mia carica ai tempi d'oro. What the fuck am I watching? Ah! Ho capito. Non puoi competere, non puoi competere. I'm very sorry about it, my friend. No, no, ti prego. No, 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 bro. Parliamone. Let's talk about it, please. Hundred. Jumping. Ho un'idea. Perché sono molto più smart di te. Motherfucker. Ci vediamo all'inferno, stazzo. Vabbè, ragazzi, ma è fortissimo sto bomba. Ma stiamo scherzando, sì. Ma what the fuck? No, raga, dai, non ha senso. Oggettivamente non ha senso, no? Non potete dire di no. Ah, 75 in body, mica tantissimo, però, sì. Ah, minchia, subito. Vai così? Quanti medaglioni ho? 3. Quale c'ho? Speed, Siphon e... Oh, c'ho quello del Siphon. Godo. Cioè, posso solamente che godere in questo momento. Hello, guys. Welcome to another video gameplay. Today I'm gonna show you how we fuck some people behind the tree. So, we impulsate like this. Then we do this. Then we jump like this. Then we jump like this. Then we jump like this in high ground. Boom, boom. Per altri video tutorial, seguitemi su YouTube.
Dammi qua il potere di Zeus, porco zio. Vabbè, ma i poteri sono no sense. Volo, salto. Sembra che sto facendo il gameplay di Mosè, Gesù Cristo, tutti. Quanti medaglioni ho? Manca l'ultimo medaglione. Dove c'è l'ultimo medaglione? No, non ce l'ha nessuno. Buonasera, tutto bene? Vado un po' confusa mentalmente. Che succede? Mi dica, mi dica. Arrivederci, alla prossima. Salve, salve. Alla prossima, bro. Dov'è l'ultimo players? Where is l'ultimo players? Eccolo. Arrivederci e alla prossima. In onore di Zeus, ti infilerò nel culo questo bel coso. Armi mitiche fortissime, medaglioni troppo forti, ragazzi. Ve lo giuro, non ha senso. Ve lo giuro. Si rankappa così subito.